La crisi sembrava passata, ma forse no, perché Salvini dice: non abbiamo chiuso la crisi è sul tavolo e per me si può andare a casa anche a Ferragosto. Tra lui e Di Maio si incontreranno martedì a Roma in un incontro chiarificatore, perché avevano detto: dai, dobbiamo incontrarci, dobbiamo vederci, diceva Luigi Di Maio, e rispondeva Salvini: certo, ci vedremo. Quindi si incontrano il martedì, proprio il giorno prima che Conte ha deciso di andare a parlare alle Camere sul caso Russia, perché ha detto: io sono la massima autorità dello Stato, se il Parlamento chiama io devo andare a parlare, se altri non ci vanno. Quegli altri sarebbe Matteo Salvini. La cosa strana è che poco dopo, cioè successivamente che Conte termina il suo esposto alla Camera, parlerà Salvini. Dunque immaginatevi Conte, che non sa nulla, perché con Salvini non ha parlato, quindi sa le cose che legge sui giornali, che vede in internet, parlerà di qualcosa che più o meno tutti sanno, quindi va a ripetere le cose che tutti conoscono su questo fantomatico Russia Gate, anche perché non è che Conte è andato a parlare con i magistrati: ditemi che devo riferire alle Camere. Quindi parlerà di cose che non conosce, questa è la realtà. Immaginatevi che dopo parlerà Salvini di cose che più o meno conosce o conosce bene. Quindi potrà subito dopo, dopo aver comunque ascoltato tutto quello che ha detto Conte, con errori e cose corrette, potrà rimproverare, potrà rimbrottare, potrà correggere, potrà smentire quello che dice Conte con... sicuramente Salvini si è già preparato un discorso, però lo può modificare proprio ascoltando Conte. Quindi il parlare dopo, cioè se chi parla dopo, il secondo che parla in qualsiasi cosa sul lavoro, in un esame all'università, alla scuola, può sempre correggere sulla base di quello che ha detto prima e di come ha reagito la Camera. Quindi visto che adesso Salvini comunque non vede più di buon occhio Conte, perché ha detto la fiducia è finita e anche quella personale, ma rivolto a chi? Rivolto a Luigi Di Maio, rivolto a Conte e rivolto anche a qualche ministro o esponente del Movimento 5 Stelle che lo ha insultato. Non si rivolge chiaramente al PD, Partito Democratico, perché ogni tanto il partito grida, Renzi fa la sua aggressione, Zingaretti dice adesso basta, deve riferire, ma sinceramente le aggressioni più forti arrivano dall'alleato oppositore, alleato di governo, il Movimento 5 Stelle. Quindi mercoledì una giornata difficile e il leader della Lega si è riposato, ha fatto una giornata di mare coi figli mentre c'era il Consiglio dei Ministri. Però i sondaggi continuano a premiare Matteo Salvini, nonostante il caso di Carola Racket e l'altra ONG, il veliero Alex di Mediterranea, non ha fatto altro che rafforzare nei sondaggi Matteo Salvini. Voi ricordatevi che la persona debole, debole agli occhi dell'opinione pubblica, la persona che viene aggredita, insultata, denigrata, guadagna consensi. Berlusconi docet, nel senso che durante il ventennio berlusconiano ci ricordiamo che più lo attaccavano e lui più prendeva botti. Ma questa è una cosa che succede, è proprio insito nel DNA dell'essere umano. L'uomo, inteso uomo o donna, difende sempre il più debole, si mette dalla parte di quello che viene aggredito, che poi abbia torto o ragione, ma istintivamente l'essere umano si mette dalla parte della persona che viene aggredita, fisicamente o verbalmente. Salvini ripete: non ci sono finestre, che la crisi non è affatto scongiurata e si può ancora andare a votare. Questo è per mettergli un alto là a Conte, che ha alzato la cresta. Umanamente è comprensibile che quest'uomo sia un presidente del Consiglio anomalo, perché è stato messo lì da Di Maio e Salvini per il contratto, per arrivare alla fine del contratto, a fare tutti i punti del contratto e eventualmente redimere
delle problematiche o degli scontri fra i due schieramenti. Ma Conte non ha alle spalle un partito politico, non ha degli elettori, sicuramente è una persona che apprezzano molto gli italiani perché ha il 65% di gradimento, addirittura gradimento più alto di Salvini, che è la secondo politico più gradito col 54%, e terzo c'è Di Maio, se non sbaglio, col 30%. Col 34. Quindi Conte comunque ha il suo aplomb, il suo fascino, una persona pacata, una persona colta, intelligente, che un avvocato che sa quello che dice, però ultimamente vuole riacquistare la sua dignità di Presidente del Consiglio, per questo che adesso, quando si pensava a un Conte bis, lui vuole mettersi in mostra sia a Mattarella sia al PD, come dire: guardate che io non sono solo un gregario, non sono solo un passacarte, non è che sono un portavoce dei due vicepresidenti del Consiglio, che come è. Quindi sono anch'io una persona che decide come massima autorità dello Stato. Questo nel caso di un Conte bis. Quindi Salvini che dice: la crisi non è affatto scongiurata, si può ancora andare a votare, non mi interessa niente che il 20 sia l'ultimo giorno. Quindi attenzione, perché se mi fate arrabbiare, si va a votare immediatamente. Ci sono alcuni problemi con la riforma dell'autonomia, dove i governatori si sono arrabbiati. L'altro giorno hanno telefonato a Salvini e Salvini subito ha detto: per me il governo può cadere a Ferragosto, perché non sono state soddisfatte i desideri dei governatori sull'autonomia, che vorrebbero persone più pagate al nord e persone meno pagate al centro-sud per lo stesso lavoro. Ad esempio, un professore, un maestro, non è più un contratto nazionale per tutti uguali, ma a Venezia, a Rovigo, Bolzano guadagna di più che a Cesena, che a Reggio Calabria, che a Palermo, perché il costo della vita è differente. Ma quello vorrebbe dire reinserire le gabbie salariali, e già in Europa ci sono diverse. Comunque già in Olanda si guadagna più che a Milano, che in Italia. Sarebbe un'ulteriore suddivisione, quindi non un'omologazione ma una suddivisione. Quindi i governatori si sono arrabbiati, e quindi lui, che già la pazienza l'ha terminata, si è subito infuriato dicendo: adesso basta, la crisi è sul tavolo, per me, tu Conte, Di Maio, i vostri no, per me si può andare a votare. Poi i cantieri sono un po' fermi, il reddito minimo non ha avuto quell'effetto magico di sconfiggere la povertà, non ha avuto, anzi molti stanno rinunciando, e quello che si credeva nell'immaginario popolare che a tutti arrivasse 730 euro, invece c'è pochi, diciamo, quelli che lo hanno avuto, e tanti hanno avuto 40 euro, 50 euro, 60 euro, 80 euro, quindi abbastanza, le persone sono rimaste abbastanza deluse da quello che doveva essere un'ancora di salvataggio per qualche tempo. E poi l'Ilva che rischia di chiudere, lasciando 10.000 famiglie a casa, e quindi... Ma Salvini potrebbe provare a giocarsi la carta del voto in solitaria. La tentazione di provare ad andare solo, senza 5 Stelle, ma anche senza Forza Italia e senza Fratelli d'Italia, con la Meloni che sta facendo la corte spietata alla Lega, perché comunque dalla proposta di Salvini di fare il sindaco di Roma alla Meloni, comunque in questo caso con un'entrata nel governo di Fratelli d'Italia, la Meloni avrebbe delle cariche molto più alte nel governo, qualche ministero o qualche presidenza della Camera, comunque un cambio prospettivo veramente diverso. Ma per il momento la linea è: non stiamo lavorando per fare cadere il governo, anche se la crisi non è scongiurata. Ma il Movimento 5 Stelle si sta facendo tutti i suoi castelli in aria e dice: la Lega spinge per andare al voto subito perché non vuole tagliare il numero dei parlamentari. A settembre ci sarà il voto definitivo e vuole evitare di dare il via libera, così facendo potranno salvare la loro poltrona. Beh, questa è una bip incredibile, perché, cari amici del Movimento 5 Stelle, Salvini vuole andare a votare perché è stufo dei vostri no, sempre e comunque, è stufo, e poi ha paura comunque che voi vi alleiate con il Partito Democratico per fare il Conte bis. Quindi
La Lega spinge per il voto anticipato, quella di limitare il numero dei parlamentari, penso che a Salvini, come si dice, non gliene può frega di meno. Anzi, qual è il problema di Salvini? Cos'è? Salvini non è più, è tagliato fuori dal Parlamento? No. Non è più il capo politico? No. Sarà il Presidente del Consiglio? Sicuramente, molto probabilmente. Quindi, cari amici della Lega, lui vuole andare al voto subito perché è stanco, stufo. È irritato, ha superato ogni limite, gli attacchi che arrivano da tutti, da tutto il mondo politico e anche da fuori Europa. Quindi lui è tentato di andare al voto subito sperando di vincere e cercando di evitare il Movimento 5 Stelle che vada al potere col Partito Democratico. Quindi che non voglia perché c'è la riduzione dei parlamentari è una bip enorme. Speriamo che Salvini non senta questa sparata del Movimento 5 Stelle perché non farebbe altro che farli irritare ancora di più dalla solita opposizione all'interno della maggioranza. Un unicum nel panorama politico degli ultimi 70-80 anni dove due partiti al comando di cui uno è la maggioranza e l'altro è l'opposizione della maggioranza. Incredibile, ma vero. Ma Giuseppe Conte terrà dritto come se nulla fosse, perché se deve rimanere in questo governo deve tornare a comportarsi senza alzare troppo la cresta, in quanto non lo può fare. Quindi, visto che lui era quasi sicuro di andare a fare il Conte bis, cioè fare il vero Presidente del Consiglio, quindi Conte sta cercando il tira dritto. Diciamo, la parola è tira dritto. Ma io personalmente credo che Conte, quando mercoledì riferirà alle Camere, difenderà totalmente e costantemente Salvini, sia per non farlo irritare, sia perché lui crede che Salvini non c'entri nulla con questi fondi, sia perché Conte sempre difende comunque il governo, perché lui è comunque stato chiamato dai due partiti per difendere il governo. Quindi a chi pensa che Conte andrà a dire io sono l'autorità, qui Salvini dovrebbe chiarire, per non lo farà mai, ma neanche lo pensa. Salvini nella sua comunicazione al Parlamento non parlerà dai banchi del governo, ma parlerà dalla sua poltrona tra i parlamentari della Lega, e questo a distanziare proprio la distanza fisica, non solo la distanza che ha ottenuto, proprio la distanza fisica, non fra i tavoli del governo, ma come parlamentare tra i suoi uomini. Quindi questo è un segnale molto forte. Si dice anche che Conte riferirà sulla base di quello che sono le informazioni dei nostri apparati di sicurezza, cioè servizi segreti militari e civili, le fonti di informazione. Quindi vedere se ci sono informative che parlano, che hanno scoperto qualcosa. Io personalmente credo che non ci sarà nessuna informativa degli apparati di sicurezza nazionali. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo editoriale e buona giornata.